Classic. Stiamo per assistere ad una sfida importante, quella che il Milan ha sostenuto il 28 aprile 1996 per la 32esima giornata del campionato, appunto il 1995-96, contro la Fiorentina. Andiamo subito a vedere le formazioni. Abbiamo intanto cercato di capire alcuni calciatori presenti sul terreno di gioco. Questa è la panchina rossonera, Milan che si disponeva con Rossi tra i pali, Panucci, Costa Curta, Baresi, Maldini, Savicevic, Desai, Albertini, Donadoni, Guea e Baggio. In panchina Fabio Capello, gara iniziata da pochissimi secondi e diretta dal signor Cinci Ripini. Fiorentina che invece si disponeva sul terreno di gioco con Toldo, Carnasciani, Padalino, Sottil, Amoruso, Piacentini, Kois, Rui Costa, Schwarz, Banchelli e Robiati. In panchina per la formazione viola mister Ranieri. Milano che avanza con Paolo Maldini, palla dentro, giocata Roberto Baggio che si trova subito in posizione di fuorigioco. Roberto Baggio che dopo anni di esperienza nel calcio italiano si ritrova per l'ennesima volta di fronte alla sua ex formazione, non la prima perché come ricordiamo la prima è stata in Vicenza, ma sicuramente quella che gli ha permesso di entrare nell'Olimpo del grande calcio, cioè appunto la Fiorentina. Milan che con il pallone fra i piedi adesso manovra, qui inquadrato di spalle Manuel Rui Costa, allora capitano per la formazione viola. Manuel Rui Costa che è stato un po' l'emblema della Fiorentina per tantissime stagioni. Poi il lancio in verticale con Toldo che controlla l'uscita del pallone, palla che varca la linea di fondo, finito a terra Demetrio Albertini, un contrasto con l'avversario, Demetrio Albertini che comunque si è rialzato. Qui Francesco Toldo, un giovanissimo Toldo, va al calcio di rinvio, osserva la disposizione dei compagni, poi il suo lancio piuttosto corto, rimbalza prima della linea di metà campo, fermo comunque Viola, manovra e con Amoruso riparte, subito deviato però in fuori laterale, ed è lo stesso giocatore Viola, cioè Amoruso, che rimette con la linea. Questa è la prima stagione del 1995-96 nella quale Giorgio e Roberto Baggio militavano in rossonero. Stagione dunque per il Milan importante, coincisa tra l'altro con la vittoria dello scudetto. In quella stessa stagione si facevano la prima squadra anche giovani promettenti come Massimo Ambrosini, Francesco Coco, nonché Thomas Locatelli. Il loro debutto ha segnato anche una parte della stagione rossonera. Intanto Panucci, la rimessa con le mani, Costa Curta, posizione centrale per il capitano Franco Baresi, che larga sulla sinistra, c'è Maldini, lo scambio con Donadoni, giocata in diagonale in avanti, cercare Roberto Baggio, gioca in posizione di punta insieme a Giorgio Ia, lo stesso Ueha, cercato di superare Padalino, palla fermata da Marcelle, Desai vincendo in pallo, Roberto Baggio per Giorgio Ia, si allunga il pallone, Milan vicinissimo al gol con una combinazione Roberto Baggio-Giorgio Ueha. Rivediamo la giocata di Vincodino, così soprannominato dai tifosi, Giorgio Ueha, che poi si è allungato troppo la palla. La posizione era sicuramente buona, quella del calciatore liberiano. Qui invece Franco Baresi, è stata fermata l'azione viola dall'intervento del capitano, intervento però falloso, e ora Fiorentina si riporta in avanti. La giocata e l'intervento di Sebastiano Rossi che sventa il pericolo. Qui Ranieri osserva perplesso quanto accaduto in area di rigore. Le vediamo il tiro in diagonale e l'intervento di Sebastiano Rossi. Un altro traversone, palla in mezzo, allontana Marcella e Desai, recuperano ancora i giocatori viola. Stavolta viene fermato Piacentini, può ripartire così il Milan che allontana il pericolo, ma Padalino spazza dalla propria metà campo. La chiusura di Panucci, nonostante l'intervento di Robbiati. Rivediamo ancora, abbiamo rivisto il tiro di Banchelli in diagonale che ha impensierito il numero 1 rossonero. Panucci ha giocato la palla con le mani al proprio portiere. Ricordiamo che nella stagione 1995-96 si poteva ancora trovare il pallone, poteva guardare il portiere con le mani sulla rimessa laterale. Intanto Robbiati sottrae il pallone a Demetrio Albertini, si riparte con Kois che fa avanzare sulla sinistra Schwarz, ben fermato da Dejan Savicevic, e la giocata poi in verticale non trova l'appuntamento né Roberto Maggio né
George Weah. E così può ripartire ancora la formazione di Ranieri. Lui Costa, piuttosto arretrata la manovra del capitano che parte da lontano. Ancora Manuel Rui Costa con gli interventi di Albertini, la palla consegnata però nuovamente alla Fiorentina. Carnasciano tenta di mettere con le mani l'indirizzo di Tocco che poi allarga immediatamente sulla sinistra dove si trova Amoruso. Intervento subito però di Dejan Savicevic a pressare. Forma azione appena iniziata da parte del giocatore viola, poi ancora Panucci, giocata in avanti Amoruso sull'intervento di Roberto Baggio. Cascato il fallo Roberto Baggio. Intanto come abbiamo sentito l'urlo della curva sud si è alzato a sostenere la squadra. Questa curva attendeva l'uscita di Sebastiano Rossi. Intanto siamo oltre il quinto minuto di gioco. Alla tenuta di testa ancora questa curva Marcel Desailly. Poi Panucci lungo il suo binario Giorgio intervento però deciso quadrato Sottile, in questo caso il giovane Sottile appena 22 anni. Panucci con le mani per Giorgio, ancora Panucci prova a mettere dentro di prima, forse temuto l'arrivo di un avversario, poi Padalino esce, palla al piede, va a consegnare però il pallone nuovamente alla formazione di casa, al Milan che con Panucci rimette in gioco con le mani. Giorgio prova a volar via Amoruso, forse il fallo però sul centravanti liberiano, protesta lo stesso Amoruso. Tanto qui inquadrata la panchina viola, tra l'altro abbiamo riconosciuto anche l'ex rossonero Orlando. Specialista dei calci piazzati Roberto Baggio dalla che potrebbe permettere al Milan di concludere bene. Roberto Baggio, il suo tentativo, il colpo di testa, palla che rimane lì in area di rigore, poi spazzata via, la recupera però Franco Baresi per Donadoni. Giocato in verticale per liberare Paolo Maldini, il cross di prima, il colpo di testa in area, ancora il Milan si rende pericoloso. La panchina nei pressi della zona permessa proprio alla tecnica di stazionare davanti alla propria panchina. Qui intanto rivediamo il cross di Paolo Maldini, il colpo di testa di Marcel Desailly, contatto addirittura forse con il suo compagno Panucci. Viene immediatamente il messaggiatore, così come il medico del Milan. Rivediamo il colpo di testa, il contrasto aereo, il contrasto con la testa è venuto con Amoruso. Prende immediatamente però Marcel Desailly, attore di tantissime prestazioni, forse tutte potremmo considerarle di altissima qualità nel Milan. E ora Maldini ha consegnato il pallone a Roberto Donadoni, il dribbling Costa, nuovamente Milano con Desailly, proprio lui ad aprire dalla parte opposta. Intervento della retroguardia viola, quest'oggi in maglia bianca. Ricordiamo che questa sfida è relativa al 28 aprile 1997. Schwarz adesso, un retropassaggio per Kois, cerca di liberarsi dalla marcatura di Roberto Baggio. Bobbiati, all'aria per Amoruso. Cioè Dejan Savicevic che va a chiudergli lo spazio, il raddoppio di marcatura di Demetrio Albertini, poi il suggerimento all'indietro per Padalino. Piacentini, giocata centrale per Rui Costa, nuovamente Piacentini sul pallone. Non capisco l'indirizzo della squadra di Ranieri, sembra voler perdere un po' di tempo. Ovviamente la formazione viola che in quel campionato avrebbe concluso al quarto posto, quindi una posizione più che importante per la squadra di Ranieri, arrivata a San Siro ben consapevole di trovarsi di fronte a quella che sarebbe stata poi la formazione campione d'Italia, per cui nei primi minuti nel corso della partita aveva cercato di amministrare quantomeno il risultato fin tanto che è rimasto in parità. Ma seguiamo quanto accade in avanti con Giorgio Weah che scivola sul terreno di gioco. Verificata così l'opportunità rossonera con Giorgio Weah che è andato vicino alla marcatura. Qui intanto il pubblico
risultato, per un risultato arrivato alle radioline. Milan che in quel frangente, in quel campionato, lottava testa a testa con la Juventus. 32 partite di campionato, Milan era vicino ormai a conquistare lo scudetto e naturalmente i sostenitori rossoneri cercavano di tifare anche per le formazioni avversarie della Juventus. Intanto se ne va Moruso sulla sinistra, palla giocata centralmente, attenzione a Rui Costa, Schwarz, il diagonale di Schwarz che lambisce il palo alla sinistra di Sebastiano Rossi. Trentina già due volte pericolosa, in modo particolare in questa occasione con Schwarz che ha ricevuto il pallone filtrante di Manuel Rui Costa e guardate quanto si è passato vicino al palo alla sinistra di Rossi. Pallone che ha fatto correre dei brividi sicuramente alla schiena del difensore rossonero. Intanto siamo poco oltre il decimo minuto, se ne va Giorgio Lama, fermato però dal collaboratore dell'arbitro dell'incontro, e cioè il signor Cinci Ripini. Vediamo intanto la posizione che non era assolutamente irregolare, almeno per quello che riguarda Giorgio Weah, lo era probabilmente per Roberto Baggio, il quale si trovava leggermente al di là della linea difensiva della formazione viola. Ora si deve difendere ancora dall'attacco di Roberto Baggio, c'è Padalino in possesso del pallone, costretto ad arretrare la propria manovra, poi il rinvio con i piedi di Francesco Toldo, il colpo di testa in avanti, Fiorentina che però non riesce assolutamente a rendersi pericolosa per quello che riguarda la ripartenza, almeno in questo frangente. Ora ancora Donadoni, attenzione, avanza lui che viene soprannominato Lucia San Siro, ha cercato il tiro, ribattuto, fermato il pallone, può ripartire adesso la Fiorentina. Fiorentina in possesso di palla, l'apertura in verticale, c'è Banchelli che rincorre il pallone, è stato Rui Costa a giocare la sfera al centravanti viola, ma poi la chiusura con una perfetta scelta di tempo della retroguardia rossonera ha interrotto le speranze della squadra di Ranieri. Ancora la curva sud che sostiene la propria formazione, e ora Padalino in possesso di palla, l'area sulla destra si trova Carnasciano, malinteso tra i centrocampisti e gli attaccanti viola, malinteso anche fra Franco Baresi e Roberto Baggio. Milan che può ripartire con il suo metronomo, con Demetrio Albertini, il cui lancio in verticale non era male, l'idea era sicuramente buona, ha desistito però Giorgio Lada ad andare a ricorrere il pallone, trovandosi già al di là della retroguardia della Fiorentina. Cois, apertura sulla sinistra e la controllo di Amoruso, attenzione, Amoruso si avvicina al limite dell'area, Rui Costa, l'1-2, Banchelli, ancora Rui Costa, vince il rimpallo, Rui Costa appoggia in rete per l'1-0 della Fiorentina. Rete del capitano Viola, siamo al 13° minuto, possono gioire i tifosi della Fiorentina giunti a San Siro, gioia per Manuel Rui Costa che così sblocca la situazione per quello che concerne il risultato. Dopo 13 minuti rivediamo Rui Costa che da 1-2 con Banchelli, 1-2 in posizione regolare, rimpallo fra questa curta e Rui Costa che poi non ha assolutamente problemi nel completare il pallone, probabilmente questa curta verrà reclamato per un possibile tocco con la mano, con il braccio del capitano Viola. Cinci Ripini era davvero a pochissimi centimetri da quanto accaduto, ha lasciato correre, quindi Rui Costa ha portato in vantaggio la Fiorentina. Ora bisognerà attendersi la reazione dei rossoneri, per il momento si trovano in avanti con Dejan Savicevic, fermato però dalla difesa ma recupera come sempre la diga umana Desai, e poi questo è il gol di Dejan Savicevic. Non è trascorso nemmeno un minuto forse dalla rete del vantaggio viola, Milan che raggiunge subito il pareggio con un'invenzione di Dejan Savicevic che è andato a recuperare il pallone giocato lì da Marcel Desai. 1-1, partita che ha vissuto di due fiammate nello spazio di pochissimi secondi, il gol di Viola e poi questa invenzione di Dejan Savicevic che ha realizzato, facendo addirittura anche il tunnel a Toldo, lo vediamo, ha portato palla, è entrato in area di rigore, poi con la punta, anzi no, ha deviato il pallone Piacentini, una deviazione assolutamente ininfluente, gol da attribuire
senza dubbio al numero 10 Rossonero. 1-1, dunque poco prima del 15esimo minuto. In un quarto d'ora dunque abbiamo assistito a due gol, partita che si preannuncia davvero divertente. Poi sale su Tilla l'appoggio su Rui Costa, che vince il rimpallo, ancora Rui Costa, salta anche se parzialmente da Gianni Savicevic, poi l'appoggio di Amoruso, sembra essere abbastanza lungo per Robbiati, detto Spadino. Anselmo Robbiati gioca in questa gara praticamente la seconda punta insieme a, appunto qui vediamo l'indicazione di Fabio Capello alla propria formazione, dicevamo che Robbiati gioca in avanti come seconda punta leggermente più arretrata di Banchero. Contro Roberto Baggio fermato, c'è Giorgio e tenta il tiro, non è uscito perfetto, anzi è uscito abbastanza male il tiro di Giorgio Weah. La palla è giunta all'MLM fra le braccia di Toldo e ora la Fiorentina riparte con la sottile, Schwarz di prima per Amoruso, fa correre ancora in avanti Robbiati, inseguito da Costa Curta, lo supera Costa Curta ma ha desistito anche l'attaccante Viola, ed ecco Alessandro Costa Curta per Billy, così soprannominato, quella con la Fiorentina, 32esima giornata del campionato 1995-1996, segnava addirittura 231 presenze, quella invece di Franco Baresi era la presenza numero 505, a via di mezzo invece per Paolo Maldini con 316 presenze. Torniamo alla partita. Amoruso invia lungo il pallone, c'è il solo Alessandro Costa Curta nella propria metà campo e poi allarga sulla destra dove si trova Panucci, il suo classico lancio in diagonale, questa volta è stato recuperato da Piacentini. Kois, giocata per Padalì, altro passaggio per Toldo, non può certo recuperare il pallone, colpo di testa straordinario ancora di Desailly che svette sugli avversari, poi Sottil fa carambolare il pallone addosso al corpo di Giorgio Weah, qui inquadrato il giocatore liberiano alla 24esima presenza, lo ripetiamo, sia per lui sia per Roberto Baggio, quello del 1995-1996 era il primo campionato in rossonero, il campionato che si è concluso davvero in maniera molto molto piacevole. Albertini, appoggio semplice ma efficace per Maldini, Donadoni nuovamente per Paolo Maldini, testa alta, torna sui suoi passi, poi gioca ancora per Donadoni che può puntare così la retroguardia, Roberto Baggio, qui c'è il fuorigioco fischiato al fantasista di Caldoni, sembrava non essere particolarmente d'accordo, ma questa è la posizione che in effetti evidenzia il fuorigioco di Roberto Baggio. Schwarz deve vedersela con Desailly che non lo molla, riesce comunque a giocare la palla in verticale, l'1-2 tra Robbiati e Amoruso, chiede la munizione lo stesso difensore Viola, l'arbitro Cinci Ripini estrae il cartellino giallo, ammonito dunque Alessandro Costa Curta. Eccolo Billy, prenderà nota dunque sul proprio taccuino l'arbitro dell'incontro, segnerà il numero 29 per aver ammonito Alessandro Costa Curta. Schwarz intanto ha giocato il pallone per Rui Costa che supera Savicevic, ancora Rui Costa prova ad aprire e riesce dalla parte opposta, Carnasciali cerca la giocata in avanti, in verticale, Banchelli facilmente fermato da Alessandro Costa Curta, nuovamente Carnasciali e questa volta anche Padalino che arrivano entrambi sul pallone, combinano un po' un pasticcio mettendo il pallone oltre la linea laterale, ed ecco Padalino, rimessa con le mani di Paolo Maldini per Donadoni. Desailly apre sulla destra, un pallone a metà via fra Schwarz e Savicevic, bravo comunque il montenegrino a vincere anche il rimpallo con Amoruso, a conquistarsi la rimessa laterale. Panucci con le mani per Roberto Baggio, attenzione, giocata leggermente profonda per Panucci, approfittato di un Amoruso, poi Toldo, rinvio sicuramente non pulito con il sinistro, Albertini, Milan che torna a manovrare il pallone con Donadoni,
il lancio in avanti, una deviazione, c'è Carnasciani che va sulla sfera, anche per lui una battuta lunga, preda però di Capitan Baresi. Maldini, Desai allunga notevolmente il tiro, mentre qui Dejan Savicevic parla con la panchina, la regia va ad inquadrare anche Fabio Capello, e lui si sono scambiati diverse opinioni, soprattutto credo per la posizione proprio del giocatore montenegrino. Intanto scatta il 20° minuto, sono al 20° tra Milan e Fiorentina. Robiati, il suggerimento in verticale per Banchelli, ben fermato però ancora da Alessandro Costacurta. Davvero poco peso la Fiorentina in avanti con il solo Banchelli, e anche se ci fosse un maggior apporto di Robiati, di sicuro per quello che riguarda la situazione fisica Fiorentina è in difetto rispetto ai difensori del Milan, oltre che naturalmente sotto il punto di vista dell'esperienza, quello sicuramente conta tantissimo. Intanto lo stesso Paolo Maldini, uno dei quattro della linea difensiva, fa sfilare il pallone nel fallo laterale, per poi consegnarlo a Baresi. Costacurta, la palla gira molto bene, consegnata ora a Savicevic con l'esterno per Giorgio Vea, che corre, entra in area di rigore. Giorgio Vea, attenzione, cade a terra il liberiano, poi tenta di passare il pallone a Roberto Baggio, leggermente strattonato, comunque ha perso l'equilibrio Giorgio Vea, non gli fa i capelli per i giocatori della panchina, lo stesso Ragno chiede ma non è fallo. Vediamo Sottile, finisce a terra, Giorgio ha poi cercato, nonostante avesse ormai perso l'equilibrio, di giocare il pallone con il destro in orizzontale per Roberto Baggio, che qui allarga il gioco per Savicevic. Sicuramente due grandi fantasisti in campo, sia Roberto Baggio sia Dejan Savicevic, quelli che potrebbero essere considerati due numeri 10, ovviamente ce n'è uno solo a disposizione, questo per diritto anche di anzianità, e sulle spalle di Dejan Savicevic. Padalino, inquadrato dalla regia, riceve ora il pallone, la giocata in verticale interrotto da Paolo Maldini, ora Albertini, ancora a cercare la velocità, l'inserimento, la potenza di Giorgio Vea, che ruba il pallone a Padalino, se la deve vedere con il numero 19, tenta il numero, infatti il dribbling, una delle sue grandi giocate, Giorgio Vea, si è portato però il pallone sul fondo del campo. Fabio Capello osserva con estrema attenzione quanto succede sul terreno di gioco. Giorgio Vea, nella sua prima stagione nel Milan, classe 1966, nato in Liberia, attaccante anche della sua nazionale, in alcune occasioni si è reso protagonista davvero di vere e proprie imprese, soprattutto crediamo sotto il punto di vista umano. È stato piuttosto criticato, intanto che Roberto Baggio viene pescato nuovamente in fuorigioco. Dicevamo che nel momento in cui la Liberia non è più andata bene, nel momento in cui Giorgio Vea non ha dato più quell'apporto che era riuscito a dare qualche mese prima e per diversi anni, lo stesso giocatore è stato piuttosto criticato, ingiustamente, la conoscenza zero, come si usa dire in questi casi. Rimane comunque un punto di riferimento per moltissimi giovani, Giorgio Vea, il quale ha dato molte possibilità sempre vicino alle vicende del proprio paese. Maldini, lancio sulla destra per Dejan Savicevic, spettacolare davvero il controllo del genio, ancora Savicevic cerca di far fuori tutta la difesa, c'è anche Roberto Baggio, dalle una mano, si sono chiuse abbastanza bene, si sono chiuse a riccio il difensore in maglia bianca, poi il fallo commesso da Marcel Desailly, che ha cercato anche di interrompere l'inizio della manovra della Fiorentina, e poi ancora Desailly ad anticipare Rui Costa, l'uscita del capitano, palla al piede, non subisce nemmeno il fallo, questo altro di Franco Baresi, che adesso lascia il posto di difensore, si propone anche a centrocampo Donadoni, e va a cercare il controllo di Franco Baresi in area, attenzione Baresi, il tiro, palla fuori, Franco Baresi è andato addirittura al tiro dopo aver recuperato perfettamente il pallone, dopo aver impostato, è stato pescato dal lancio precisissimo di Roberto Donadoni, il quale non ha vanificato l'uscita dalla difesa del capitano, c'era già chi urlava al gol
avete visto alcune mani alzate, Franco Baresi che però si è portato in area di rigore calciando fuori, una standing ovation per il capitano al suo rientro in difesa. Un'ennesima grande prova di capitano Baresi in una prestazione che contro la Fiorentina segnala, come già detto, la sua presenza numero 505. Rossi con le mani, dopo le due fiammate che la Fiorentina ha avuto nel corso dei primi minuti di gioco, non ha più corso pericoli, è vero che subito il gol immediatamente recuperato, però la Fiorentina che poi si è chiusa un po' a riccio dopo aver visto la reazione dei padroni di casa, la squadra viola ha preferito starsene un po' sulle sue, cercare di difendere questo risultato. Vedremo poi se nel corso della partita stessa riuscirà a mantenere l'1-1, se il Milan riuscirà a prevalere in questa sfida importante per la stagione 1995-1996. Colpo di testa di Costa Curta, adesso mettere in movimento Dejan Savicevic con il destro, cercare Giorgio, questa volta anticipato, probabilmente nessun compagno, non aveva gridato uomo, quindi non si è accorto dell'arrivo di nessun altro giocatore. Invece un intervento di Paolo Maldini viene sanzionato con l'intervento arbitrale. Cinci Ripini a fischiare il fallo di Maldini su Robbiati. Rui Costa per Kois. Sottile. Ancora Kois. Poi il playmaker arretrato. Se si parla di playmaker avanzato, questo sicuramente è Manuel Rui Costa. Intanto una buona giocata di Amoruso che lascia sul posto De Sei, se ne va anche Rui Costa. Apertura sulla destra a favore di Carnasciari, il taglio di Amoruso, palla che arriva però nel cuore dell'area di rigore, dove c'è ben appostato Alessandro Costacurta che rinvia di testa e si arrabbia Billy, forse con il suo compagno. Colpo di testa adesso di Donadoni che permette il rinvio di Baresi. Palla che rimane in campo, Sottilla, appoggio per Amoruso, il retropassaggio a favore di Toldo. 4 metri fuori dall'area di rigore, ecco il Toldo. Portiere nato tra l'altro nelle giovanili rossonere. Ancora la Fiorentina che prova una manovra, portiere dalla metà campo, senza però riuscire nell'intento di servire il proprio attaccante. Attenzione, Giorgio se ne va, posizione regolare all'uscita di Toldo con i piedi. Perfetta scelta di tempo del numero 1 Viola, che ha anticipato nettamente Giorgio Weah, ormai lanciato a rete. Panucci, il traversone del numero 2, ancora l'uscita di Francesco Toldo, rivediamo l'uscita davvero precisa e puntuale, quella del portiere Viola. Intanto sbaglia ancora il rinvio, abbiamo visto il giovane Francesco Toldo che poi avrebbe conosciuto anche la nazionale maggiore. Costa Curta a Baresi, il lancio del capitano sulla sinistra per Roberto Donadoni, si accentra l'ex atalantino, ma ex di moltissimi anni fa, ha cercato di volare via Piacentino, ha trascinato il pallone sul fondo. Milan ha scoperto Roberto Donadoni da giovanissimo, l'ha portato subito in maglia rossonera, anche se ha dovuto lottare fra virgolette con le volontà della Juventus. Inizialmente Roberto Donadoni era conteso proprio tra Milan e Juventus, Juventus che come è noto ha ottimi rapporti proprio di calciomercato e non solo con la formazione aerobica. Milan che però l'ha spuntata in quell'occasione e fin dalle prime partite Donadoni è entrato nel cuore dei tifosi, ha dato dimostrazione di essere un vero e proprio campione con una linea di resa davvero molto alta. Capita in periodi per un calciatore in cui si rende di meno, stagioni più o meno positive, insomma la linea di resa di un calciatore nell'arco di una carriera è abbastanza altalenante. Bene, quella di Roberto Donadoni che qui torna ancora in possesso palla è stata sicuramente al di sopra della media, costante in tutte le sue prestazioni e di conseguenza in tutte le stagioni rossonere. E anche grazie a lui che sono arrivati tantissimi scudetti, le coppe. Milan che ha davvero avuto a disposizione una squadra straordinaria,
con la quale ha costruito un ciclo di 10 anni, campioni davvero irripetibili. Intanto Rui Costa fermato da uno di quei calciatori irripetibili, cioè Franco Baresi. Coins, Carmasciali per Piacentini, molto arretrato la posizione del numero 4 di oro. Appoggio di Panucci per Costa Curto, testa alta di Billy, vede dalla parte opposta smarcato Paolo Maldini. Tocco in avanti, siamo intanto arrivati alla mezz'ora del primo tempo, risultato ancora fermo sull'1-1. Due gol nello spazio di 60 secondi o poco più. Quello realizzato da Manuel Rui Costa, una sorta di contropiede che è servito per portare la Fiorentina in vantaggio, e poi un minuto circa dopo il gol di Manuel Rui Costa, quello dell'altro numero 10 della partita, cioè Dejan Savicevic, dopo un gran pallone recuperato da Marcel Desailly, è servito proprio al giocatore montenegrino. Donadoni viene messo giù, stava per intervenire, anzi lo ha fatto l'arbitro Cinciripini. Fabio Capello intanto si alza ancora, avete potuto notare da quella inquadratura quanto lo stadio di San Siro il 28 aprile 1996 fosse gremito. I tifosi rossoneri che attendevano l'ufficialità dello scudetto. Ha messo giù ancora Albertino, questa volta da Robbiati, calcio di punizione battuto a favore di Roberto Baggio. Tocco sulla sinistra, Roberto Baggio va ancora a ricevere da Donadoni. Baggio che non è ancora entrato particolarmente nel vivo della manovra. Donadoni, il taglio in area di rigore, intervento di Coins per liberare, e poi il Milan ancora nella metà campo avversaria. Il Milan è costantemente in avanti, anche se forse non crea molti pericoli. Intanto qui un fuorigioco particolare, un fuorigioco davvero strano, fischiato dalla signora Cinciripini che ha ascoltato il suo collaboratore. Qui rivediamo il tocco di Donadoni a favore di Roberto Baggio, palla che però è giunta sì a destinazione ma con il fuorigioco dell'attaccante rossonero. Questa è intanto la situazione per gli offside, 5 per i rossoneri, 0 per la Fiorentina, e anche questo fa capire l'intensità della manovra del Milan, cioè il costante impegno per restare nella metà campo avversaria. Poi è chiaro che non tutte le azioni vengono finalizzate. Tanto qui un buon intervento di Sottil per fermare e superare Giorgio E. Rui Costa stavolta va a cercare il lancio lungo su Banchelli, che controlla con l'esterno. Banchelli prova il tiro all'alto, sarebbe finito abbondantemente fuori. Quadratura per Banchelli, giovane attaccante che adesso va a recuperare ancora il pallone, può ripartire la Fiorentina. Attenzione, Rui Costa prova subito l'azione in velocità. Arrabbiate ancora Rui Costa che se la deve vedere con Desailly, c'è il fallo rischiato al francese, credo di aver recuperato il pallone con l'aiuto delle braccia, con l'aiuto delle mani, trattenuto in parte Rui Costa, poi si è fermato il numero 10. Non è così, l'arbitro tende sempre a fischiare il fallo, condizionato un po' anche dall'atteggiamento dei giocatori sul terreno di gioco. Manuel Rui Costa con una pettinatura che caratterizzava il giocatore portoghese nei suoi primi anni in Italia, nei suoi primi anni in viola. Sembra voler tentare il tiro Amoruso sul tocco di Rui Costa, lo stesso Amoruso che va, c'è prontissimo però Rossi, reazione di Sebastiano Rossi in calcio d'angolo, davvero un vero e proprio fulmine quello calciato da Amoruso, che sarebbe entrato in porta probabilmente a fil di palla. Comunque è prontissimo Sebastiano Rossi. Rui Costa, suggerimento all'indietro adesso per Schwarz, c'è dalla parte opposta Banchelli che chiede il pallone, lo stava per ricevere, anzi si trattava di Carnasciali. Banchelli si trova al centro del terreno di gioco, qui invece è Rui Costa che controlla con l'esterno. Le finte su Panucci, ancora Rui Costa tenta il traversone, colpo di testa del puntualissimo Marcel Desailly, capace ovviamente di interpretare il ruolo sì di centrocampista centrale anche con buone giocate, ma anche e soprattutto il ruolo di difensore centrale grazie alla sua stazza. Intanto recupera il pallone Savicevic, ai danni di Rui Costa, la giocata però per Baggio è risultata essere troppo lunga,
perso così l'occasione di portarsi in avanti. Riparte allora la Fiorentina. Amoruso, palla che è stata messa fuori per consentire al massaggiatore viola di andare ad osservare quanto successo proprio a Rui Costa. Eccolo il 24enne viola a terra, arriva sul campo anche la barella, mentre ne approfitta Fabio Capello per consigliare, suggerire, diciamo così, anche se con gesti piuttosto evidenti, i propri giocatori. Rivediamo intanto quanto è successo a Manuel Rui Costa. Intervento sulla gamba, sulla caviglia, involontario comunque di Dejan Savicevic, che ha recuperato correttamente il pallone. Sembra soffrire Manuel Rui Costa, portato fuori dal terreno di gioco, mentre Dejan Savicevic in questo primo piano possiamo notare che indossa quello che è stato un po' una caratteristica per diverso tempo, per un certo periodo, cioè il cerotto, per divaricare le narici e poter respirare meglio. C'è stato un momento di moda appunto che ha caratterizzato questo piccolissimo oggetto. C'è qualcuno che lo sfrutta anche oggi, ma sono davvero in parti inferiori rispetto a quanto non successe, non appena inventato, non appena trovato. Intanto è pronto a rientrare il fantasista viola. Questo curto appoggio per Baresi, tocco per Donadoni, fronteggiato da Carnasciani, supera la difesa e parte del centrocampo Donadoni con il pallonetto, sfera che poi è messa in fallo laterale. Fiorentina, c'è Albertini che va a conquistare il pallone, la giocata in orizzontale per Savicevic. Riparte Kois, un tocco sulla sinistra per Schwarz, di testa per Rui Costa che ormai si è ripreso. Ancora Rui Costa in verticale, Robbiati attaccato da Costa Curta, è proprio Billy che marca Spadino, Robbiati. Roberto Baggio, solo tre quarti, riparte il Milan. Siamo sempre fermi sul risultato di 1-1. Ed è ancora Baresi che lascia la parte difensiva, c'è Giorgio Weah che vola via Padalino, ancora Giorgio Weah, questa volta si aiuta il difensore con le mani, se ne accorge l'arbitro, lo aveva già fatto in precedenza in area di rigore, l'arbitro aveva lasciato correre, questa volta però non ha potuto che fischiare Cinci Ripino. Eccolo, Giorgio Weah inquadrato. C'è Roberto Baggio sul pallone. Roberto Baggio pronto a calciare questa punizione in area di rigore. Osserva il piazzamento dei compagni. Il movimento in area di rigore, giocatori che si vanno a marcare, palla respinta da Banchelli. Giocatore non altissimo, anche Donadoni colpisce il pallone con la testa, poi all'inseguimento della sfera Paolo Maldini su Sottile, il rimpallo di Paolo Maldini è regolare. E inizialmente sembrava regolare, ha preso il pallone in maniera piuttosto limpida, se la prende il numero 3 rossonero. Rivediamo il suo intervento, effettivamente c'è stato il contrasto netto, poi nel tentativo di rialzarsi Sottil è inciampato, è caduto, è rimasto sulla gamba di Paolo Maldini. Sta di fatto che comunque Cinci Ripini ha accordato la punizione alla formazione viola, che ora riparte con Carnasciani. Rui Costa ha quasi sempre le spalle girate alla porta avversaria. Rui Costa costretto dunque a suggerire indietro a Padalino in questo caso, poi il tocco per Sottil, Amoruso, l'apertura del numero 5 ancora per Padalino, prima ancora qualche fischio all'indirizzo del giocatore viola. Come detto siamo sempre fermi sul risultato di 1-1. Milan che si deve difendere adesso dall'attacco di Schwarz. Una volta si alza ancora la panchina di Fabio Capello, eccolo Schwarz, è stato messo giù, giusta in questo caso la decisione dell'arbitro, mentre Sebastiano Rossi va a gridare qualcosa ai suoi compagni, probabilmente per creare il mini muro difensivo, la barriera. Primo sembra essere Roberto Baggio, poi Dejan Savicevic. Intanto avete visto Sebastiano Rossi che ha consigliato ai giocatori come mettersi. Ancora Rossi,
stavolta deve intervenire, l'intervento non è particolarmente difficile, ma non è riuscito a bloccare il pallone. Baresi si arrabbia, Baresi richiama i suoi compagni in area di rigore a una maggiore attenzione. Manuel Ricosta, siamo a 5 minuti dal termine del primo tempo, posizione irregolare fischiata alla Fiorentina, è caduto in una trappola del fuorigioco Robbiati, deve tornare verso la linea di centrocampo. Baresi a favore di Desai, tocco sulla destra dove c'è Panucci, difesa di Milan schierata 4 con Panucci esterno di destra, due centrali Costa Curta e Baresi, a sinistra invece lo vediamo ancora in questo momento Paolo Maldini. Ancora Maldini a cercare la verticale, si sposta Giorgio A, più che altro per andare a disturbare il rinvio di Toldo, che però non ha problemi. Una lunga, colpo di testa ancora di Maldini, recupera Rui Costa con l'esterno per Carnaciani. Si vede costretto a dover compiere un dribbling in più, poi sbaglia il tocco. E allora Albertini per Savicevic, Milan che a questo punto dovrebbe velocizzare leggermente la manovra. Giocata in avanti, l'uscita di Toldo, tranquilla, con le mani per Amoruso. Schwarz, anche Schwarz ha giocato un paio di palloni ma senza mai essere particolarmente nel vivo della partita. Ben più presente invece Amoruso, che in quel settore ha dato molto spazio a Dejan Savicevic, il quale ha comunque trovato il momento giusto nel quale inserirsi e realizzare il gol dell'1-1. Poi un fallo commesso da Costa Curta, con Billy in difesa, piuttosto stupido del fallo fischiato ai suoi danni. Alessandro Costa Curta, rivediamo intanto quanto è successo, si è aiutato un po' con le mani Costa Curta, ha spinto a dire la verità anche Banchelli, l'arbitro comunque era lì, sentito di fischiare il fallo. Poi un altro fallo che si trasformerà in una sorta di corner per la Fiorentina, fallo questa volta di Roberto Donadoni, fallo commesso sul limite del terreno di gioco a ridosso della linea laterale. Si portano avanti le torri, chiaramente c'è Padalino pronto a battere la punizione, chiede anche la distanza di Donadoni, chiede anche se doveva arrivare il fischio. Franco Baresi allontana di testa, recupera Rui Costa che cerca lo spazio per il tiro, lo trova, una palla terminantissima. Piuttosto velletario il tentativo di Manuel Rui Costa, che probabilmente però ha cercato la conclusione per terminare comunque l'azione. In quei casi spesso è importante per chi attacca calciare in porta, vada come vada, uno può trovare il gol ma comunque non rischia di perdere il pallone e di subire il contropiede avversario, trovandosi abbastanza sbilanciata la squadra che in quel momento attacca, perché si cerca di sfruttare la palla da fermo. Intanto Piacentini perde qualche secondo trattenendo il pallone con le mani, e vediamo intanto il fallo commesso dallo stesso centrocampista su Paolo Maldini. Milano che torna in avanti con Panucci, taglio Roberto Baggio, il controllo, meglio il suggerimento per Desai, palla persa nuovamente dal centrocampista, riparte Schwarz, lancia ancora in avanti nella zona dove però ci sono solamente rossoneri, questi Sebastiano Rossi che rimette con le mani, recupera ancora Piacentini, però siamo al 44esimo, ancora qualche secondo e scatterà il 44esimo minuto. Donadoni, tocco per Giorgio Ha, messo giù in malo modo, viene l'arbitro, calcio di punizione accordato, Milan che può ripartire in una delle ultime azioni del primo tempo. Siamo vicini al termine della prima frazione del gioco, Milan che continua a pareggiare in casa con la Fiorentina, posizione irregolare, salgono al cielo le proteste del pubblico, sguardo perplesso anche di Giorgio Weah, e sullo sfondo vediamo anche qualche spettatore prendersela con il guardalino. Guardalino lenta, la manovra della Fiorentina, viola che ovviamente puntano a chiudere questo primo tempo sul risultato di 1-1. Ancora Padalino, testa alta, apertura
arriva sulla sinistra. Amoruso preferisce non rischiare il controllo e calcia immediatamente il pallone, recuperato da Maldini per del rimpallo, agevolando così Rui Costa. Il suggerimento, poi Baresi di testa mette il pallone fuori dalla portata di Banchelli. Può recuperare invece Sebastiano Rossi, che con le mani subito mette in movimento Donadoni, arretrato sulla linea della propria tre quarti per il pallone. Intanto sono due minuti di recupero, primo tempo che quindi finirà al 47esimo. Viene messo giù, meglio, finisce a terra Jorge Weah. Può uscire palla al piede invece Padalino. Carnasciale, rubiato in 1-2, viene atterrato il rapidissimo Robbiato, messo giù oltre la linea di metà campo. Questo è stato il momento finale dell'azione di Jorge Weah, nella quale il calciatore liberiano si era portato in area di rigore. Rui Costa, attenzione, palla riconquistata da Demetrio Albertini, che ha letto bene la manovra viola. Sale anche Baresi adesso, lascia il pallone a Donadoni, è di fronte a lui Piacentini, lo deve saltare. Donadoni preferisce aprire da quest'altra parte, dove c'è Panucci, un'occhiata in mezzo, ancora Panucci, lascia il pallone e poi scatta via. Questa curta apre nuovamente per Donadoni, controllo in due tempi, Donadoni ancora chiede l'1-2 a Jorge Weah, si chiude bene l'1-2, poi attenzione, la traversione di Donadoni è stato messo fuori dall'area di rigore. Milan che avanza ancora, però chiude in avanti il Milan, cosa che ha fatto praticamente per tutti i primi 45 minuti. Jorge Weah salta l'avversario e poi c'è il calcio di rigore, calcio di rigore accordato per l'intervento su Jorge Weah. Cinci Ripini non se l'è sentita di non fischiare il rigore, accordata la massima punizione praticamente allo scadere del primo tempo. Eravamo già nel corso dell'ultimo minuto. Cinci Ripini qui deve sorbirsi le proteste dei giocatori viola. Questo è l'intervento di Padalino, dovete parlare solo il capitano, in questo caso Rui Costa. Intervento dubbio, quantomeno dubbio, del difensore viola. Cinci Ripini non vuole sentire ragioni, cerca anche di sorridere, di sdrammatizzare, ma ovviamente i difensori viola non se la sentono di non reclamare. Roberto Baggio dunque ha l'opportunità di portare in vantaggio il Milan prima dello scadere del primo tempo. Roberto Baggio dunque dagli 11 metri, arriva il fischio di Cinci Ripini e Roberto Baggio trasforma il 2-1. Roberto Baggio porta in vantaggio il Milan, siamo al 46esimo minuto e va ad esultare così, mettendo come vessillo la bandiera sulla bandierina del corner, la maglia del Milan, che si trasforma proprio in vessillo rossonero. Dunque 2-1 per il Milan quando siamo ormai allo scadere del primo tempo. Lo sguardo ironico di Ranieri, il quale consiglia anche ai suoi giocatori di non reclamare, festeggiare comunque la curva sud. Rivediamo l'esecuzione degli 11 metri di Roberto Baggio, è andato direttamente presso la bandierina per festeggiare questo gol, il gol del vantaggio. Rivediamo ancora una battuta a rete di Roberto Baggio per il gol del 2-1. Roberto Baggio che a fine stagione avrà totalizzato 10 gol. Anche qui l'arbitro va a schiera alla fine del primo tempo, squadra nello spogliatoio, noi torneremo tra poco, amici rossoneri, con il secondo tempo di Milan a Fiorentina, che riprenderà dal risultato di 2-1, tra poco. Nuovamente insieme amici di Milan Channel, torniamo a seguire Milan Fiorentina, partita del 28 aprile 1996, valida per la stagione 1995-1996, eravamo alla 32esima giornata. Milan e Fiorentina per questi secondi 45 minuti ripartono dal risultato di 2-1 per il Milan. Qui intanto l'arbitro, il signor Cinci Ripini, ha dato inizio al secondo tempo. Diamo uno sguardo rapido alle formazioni che sono tornate sul terreno di gioco così come erano entrate nei primi 45 minuti. Milan che si schiera con Rossi fra i pali, poi una linea difensiva che vede Panucci, Costacurta, Baresi, Maldini. A centrocampo troviamo Savicevic, Desai, Albertini e Donadoni. In avanti la coppia formata da Jorge Weah e Roberto Baggio. Per quello che riguarda invece la Fiorentina, che qui va al colpo di testa con Banchelli,
si è presentata sul terreno di gioco con Toldo, Carnasciali, Padalino, Sottilla, Moruso in difesa, Piacentini, Cois, Rui Costa, Schwarz a centrocampo, Banchelli e Robbiati in avanti. In panchina mister Ranieri, qui è proprio Piacentini che serve il pallone a Padalino. Dicevamo del primo tempo, un primo tempo nel quale il Milan ha mantenuto per quasi tutta la frazione il possesso palla, giocando quasi esclusivamente nella metà campo avversaria. Due sole occasioni per i viola nel corso del primo quarto d'ora, una è stata sventata dal porterone Sebastiano Rossi, l'altra invece ha visto Schwarz calciare in diagonale e non centrare lo specchio della porta, ma due occasioni davvero temibili per i rossoneri. Al terzo tentativo invece la Fiorentina, in un'azione nata un po' così, un po' in maniera approssimativa, intanto attenzione, la palla messa in mezzo a favore di Roberto Baggio, anticipato però da Sottil che mette in corner, inquadrato Roberto Baggio, buon traversone basso di Panucci. Dicevamo che al terzo tentativo la Fiorentina è passata in vantaggio con Manuel Rui Costa, che ha vinto in piena area di rigore il rimpallo con Alessandro Costacurta. Poi il Milan dopo neanche un minuto ha pareggiato con Dejan Savicevic, e al 45esimo invece Roberto Baggio su calcio di rigore ha portato in vantaggio il Milan. Qui i rossoneri vanno vicini al gol del 3-1 con Marcel Desailly, che non riesce a centrare lo specchio della porta, uno sguardo, un'occhiataccia di George Weah. Rivediamo intanto, leggermente sbilanciato Desailly per questo tentativo di battuta a rete, davvero un'ottima opportunità per il francese di portare il Milan sul 3-1, sarebbe stato davvero una gran cosa, sarebbe stato un gol importantissimo per affrontare ancora più con tranquillità i secondi 45 minuti. Toldo va a rimettere il pallone in gioco per Padalino, non ci sono stati cambi dunque nel corso dell'intervallo, vedremo se i due allenatori decideranno di sostituire qualche elemento nel corso della partita. Intanto un fallo su Robbiati viene segnalato anche dall'arbitro. Baresi, il capitano Franco Baresi. Calcio di punizione per la formazione viola. Lo stesso Robbiati sul pallone, gioca fuori dall'area di rigore, l'anticipo di Donadoni, può ripartire velocemente il Milan con Roberto Baggio. Il dribbling su Piacentini, la palla giocata per Savicevic che viene messo giù, ma lascia correre l'arbitro, poi Panucci mette in mezzo. Intervento a liberare, c'era addirittura Costacurta che aveva effettuato un coast to coast per portarsi in avanti nel tentativo di sfruttare il contropiede. Rivediamo qui l'intervento decisissimo di Padalino, intervento sicuramente da cartellino, quantomeno giallo, che invece non è stato estratto dall'arbitro, lo ripetiamo, il signor Cinciripini. Davvero incredibile la decisione dell'arbitro, giusta forse in parte di far proseguire l'azione, ma poi ci poteva stare l'ammonizione, almeno l'ammonizione. Si alza intanto la bandierina ancora del guardalinee per segnalare la fuoriuscita del pallone. Milan che ora va a rimettere la sfera in gioco con Paolo Maldini. Giocata centrale per Desailly, c'è Costacurta. Ancora Savicevic, il taglio di George Weah, chiuso però dall'uscita di Toldo. Rui Costa, un altro intervento arbitrale, questa volta il Milan a ripartire con la palla ferma. Albertini per Savicevic, se ne va con il suo classico stile. Ogni qualvolta Dejan Savicevic aveva il pallone fra i piedi, sembrava quasi averlo perso, poi invece riusciva a deludere invece l'intervento dell'avversario. Davvero una caratteristica unica la sua, e trattandosi di una caratteristica che ha evidenziato più volte nel corso di tutta la sua carriera, non poteva certo trattarsi di un evento o di una casualità. Sono trascorsi intanto i primi 5 minuti di gioco, lo ripetiamo però, del secondo tempo di questa sfida di campionato in onda su Milan Channel per Milan Classic.
di fronte Milan e Fiorentina il 28 aprile 1996. Ancora Savicevic fermato. Eravamo alla 32esima giornata. Panucci, il cross lungo per tutti, è finito sul fondo, è ridosso della bandierina del corner. Carnaciali serve Toldo per ricominciare una nuova manovra. Moltissime le presenze in panchina anche per Fabio Capello. Se si riferiscono alla vita in rossonero, sono 174 con questa partita che stiamo seguendo. Un buon numero anche per Sebastiano Rossi, già che ci siamo, completiamo quello che è il quadro delle presenze dei giocatori più rossoneri, e cioè 163 per Sebastiano Rossi, 264 invece per Roberto Donadoni. Eccolo proprio Donadoni, si è servito indietro Capitan Baresi, il cui rinvio viene recuperato da Padalino a metà campo. La giocata per Schwarz, guarda in avanti, il lancio in verticale, chiusura però di Costa Curta che preferisce non rischiare, preferisce non mantenere la possesso palla e mettere in fallo laterale. Adesso da altri suggerimenti, da altri consigli ai suoi compagni, un Alessandro Costa Curta capellone in quel periodo. Lo ripetiamo, nella stagione 1995-1996. Kois. Addirittura anche George Weah indietro per aiutare i propri compagni. Carnaciali mette il pallone in mezzo, Panucci controlla con tutta calma, poi Demetrio Albertini, sarebbe Franco Baresi. Il retropassaggio di Albertini stava per mettere un po' in difficoltà Costa Curta. Il rimpallo aveva favorito in parte i giocatori viola. Costa Curta intanto effettua il colpo di testa a Panucci. Sai per Savicevic che allarga sulla sinistra. Ora Donadoni ancora. Donadoni avanza, prova il traversone basso, rimpallato. Padalino si alza ancora la curva, il coro della curva rossonera. Padalino allarga sulla destra per la Fiorentina, avanza Carnaciale. La Fiorentina che non sembra alzare il ritmo della partita nonostante stia perdendo. Fallo commesso da Marcel Desailly che sorride, l'arbitro, l'abbiamo sentito, ha fischiato, lui chiedeva la rimessa in gioco, invece il fallo fischiato al francese per la spinta ai danni di Padalino. Un altro intervento arbitrale, questa volta per il fallo di Savicevic. Eccolo l'intervento del numero 10, del genio, Rui Costa dentro con l'esterno. Ancora Rui Costa, potrebbe calciare, lascia correre l'arbitro, si arrabbia Rui Costa, qui invece il Milan è pronto a ripartire. George Weah, dribbling strettissimo, poi il lancio per Savicevic, non filtra il pallone, recupera invece Demetrio Albertini, un'ottima scelta di tempo. C'è ancora Weah, c'è largo destra a Savicevic che chiede il pallone, viene giocato in verticale, Savicevic la finta, poi il traversone basso, mette fuori Toldo, Baggio mette in mezzo, poi Weah ancora. Un piccolo assedio del Milan nei confronti della porta di Toldo, non si è finalizzato. Certo che avere in avanti gente come Weah, Baggio e Savicevic. Consente ad ogni formazione di avere un valore incredibile, mentre probabilmente è scattata la munizione ai danni di Cristian Panucci, ammonito. Torna nelle retrovie Cristian Panucci con il cartellino giallo. Padalino per Piacentini. Desailly in verticale su Weah. Si ferma George Weah, riesce a vincere il rimpallo. Ancora Maldini, testa alta, la finta del numero 3 rossonero che si accentra, supera tre avversari, poi con il destro mette uno splendido pallone per Roberto Baggio. Esce Toldo con il piede, lo ferma Roberto Baggio, vicino al gol. Roberto Baggio che ha messo in difficoltà addirittura Toldo, che è uscito
nonostante ci fosse la difesa, nonostante ci fosse la presenza del difensore, addirittura al limite dell'area. Panuccio cerca la sovrapposizione, Savicevic riceve il pallone puntuale, Schwarz però interviene e mette il pallone in calcio d'angolo. Abbiamo atteso qualche istante per capire se la direzione fosse rossonera. Intanto qui abbiamo rivisto il motivo per il quale Cristian Panucci è stato ammonito, forse anche qualche protesta, perché non sembrava, almeno da questo replay, un fallo talmente evidente e pericoloso da dover accordare appunto l'ammonizione a Panucci. L'arbitro però ha deciso così, forse, lo ripetiamo, qualche parola di troppo è scappata al numero 2 rossonero. Ed è ancora il Milan con Roberto Baggio, questa volta sulla destra, il cross in area proprio per Panucci, controlla dalla parte opposta Roberto Donadoni, a su di lui sente il fiato sul collo di Piacentini, Guea, e sembra essere fuori gioco. Paolo Maldini, non si alzano le proteste questa volta dei giocatori rossoneri, tantomeno dello stesso Paolo Maldini. Abbiamo visto il suo score fino appunto al 28 aprile 1996, 19 le reti siglate in Serie A, mentre comincia a prepararsi anche qualche giocatore della panchina viola. Vedremo chi intenderà inserire sul terreno di gioco Ranieri. Carnaciari sulla destra, un pallone buttato là un po' in mezzo, comunque recuperato da Banchelli per Rui Costa, entra in area di rigore Rui Costa, rimpallo che favorisce il giocatore portoghese che conquista così il calcio d'angolo. 24enne Manuel Rui Costa nel 1996, simbolo di questa Fiorentina. Palla messa in mezzo, allontanata Roberto Baggio, una giocata un po' strana, c'è Costa Curta però che va diretto sul pallone, colpo di testa, ancora Piacentini che va a chiudere su Roberto Baggio, reclama qualcosa Piacentini, ma è stato lui ad andare a chiudere su Roberto Baggio, il quale stava semplicemente provando a calciare il pallone. Qui invece il fallo viene fischiato da Cinceripini per l'intervento, per la trattenuta di Schwarz. Sembrava abbastanza reciproca, non vogliamo certo essere di parte, però insomma questa trattenuta è avvenuta anche da parte del giocatore viola. E adesso qui invece con le mani Robbiati chiede la munizione a Franco Baresi. Una fascia semplice, quella del capitano rossonero, lo vediamo indosso proprio alla sua mitica maglia numero 6. Vediamo intanto il controllo morbido con il braccio. Dicevamo una fascia piuttosto semplice, a differenza invece di quanto non accada e di quanto non sia accaduto in diverse circostanze a tanti altri giocatori piuttosto variopinte in certe circostanze le fasce da capitano. Invece Franco Baresi ha sempre voluto indossare questa fascia semplice. Intanto Desailly se ne va con un'ottima giocata, con due splendide finte. Intanto avete visto precedentemente in sovraimpressione l'avviso del cartellino giallo attribuito a Robbiati. Schwarz intanto, Banchelli per Rui Costa, si allarga il capitano, chiuso però, e ora Roberto Baggio, il tocco sulla destra per Savicevic che avanza, supera la linea centrale del campo. Donadoni, non è meglio per il momento la squadra viola, ma sono ancora i rossoneri che avanzano con Savicevic. Sulla destra Panucci, poi Giorgio Ea. Giocata non precisissima questa volta del liberiano, palla che viene spedita in fallo laterale. Si incarica della rimessa Savicevic con le mani per Panucci, ancora Savicevic che fa scontrare due giocatori della Fiorentina, un terzo dribbling, ancora Savicevic fermato da Amoruso, insegue Savicevic commettendo poi fallo. Non ha voluto sentire ragioni Dejan Savicevic, ha cercato in ogni modo di recuperare il pallone perso in fase offensiva. Ecco Dejan Savicevic, intanto abbiamo superato da pochi secondi, come potete notare, il quarto d'ora.
la situazione dei falli subiti, 11 per il Milan, 17 invece per la Fiorentina. Schwarz centrale per Rui Costa. Apertura sulla destra, Carnaciali avanza, vediamo se la Fiorentina riuscirà ad imprimere una manovra più rapida, così come il Milan del resto, perché 2-1 non è un risultato totalmente tranquillo. Milan che deve incrementare il risultato, si vuole essere sicuro di portare a casa, meglio di avere la vittoria tra le mani. Qui intanto il suggerimento di Manuel Rui Costa ha visto terminare in fuorigioco l'attaccante Banchelli. Rui Costa che ha fintato, posizione irregolare del giovane attaccante fiorentino. L'uscita di Sebastiano Rossi, qui invece inquadrato il reparto dedicato alla curva rossonera, alla curva sud. I tifosi del Milan sempre molto vicini alla propria squadra, e figuriamoci ancora di più in un momento importante come quello della possibile vittoria del campionato, con l'attesa dell'ufficialità proprio del tricolore in questa 32esima giornata, con il Milan che stava per vincere il suo scudetto, con Fabio Capello che invece poi avrebbe lasciato la guida del Milan, ma ancora di più avrebbero segnato i due AD di Franco Baresi e Mauro Tassotti. E intanto attenzione perché Cinci Ripini sembra aver deciso per un calcio di rigore. Vediamo quello che è accaduto con le proteste dei giocatori rossoneri. Qui l'intervento su Robbiati, che finisce a terra, stramazza il suolo Anselmo Robbiati. C'era nei pressi Paolo Maldini, si arrabbia capitan Baresi. L'arbitro però, Cinci Ripini, ha deciso così. Baresi ora cerca di rivolgersi anche ai suoi compagni, quindi un calcio di rigore giunto un po' a sorpresa, proprio per un fallo che sembrava davvero inesistente. Manuel Rui Costa sul pallone, la rincorsa del portoghese, respinge Rossi, Sebastiano Rossi è andato a respingere il calcio di rigore. Può esultare così Seba, che è andato ad intuire il tiro dagli 11 metri del fantasista portoghese, che così non è riuscito a pareggiare le sorti dell'incontro. Eccolo il momento nel quale Rossi va a respingere il pallone. Non nuovo a questo tipo di interventi, non nuovo a parare i calci di rigore, Sebastiano Rossi è riuscito a respingere questo rigore importantissimo per la Fiorentina, ma ancora di più per il Milan separato. Questo è avvenuto, e adesso invece Fabio Capello si sta preparando alla prima sostituzione, sta per inserire Stefano Iranio. Vedremo al posto di chi, vedremo come si disporrà la squadra, se ci sarà qualche cambiamento anche tattico, non solo per quello che riguarda la presenza dei calciatori sul terreno di gioco. Intanto Schwarz alle prese con Roberto Baggio, alla meglio il numero 7 viola, che allarga il gioco poi sulla destra. Rimane dunque 2-1 il risultato in favore del Milan. Milan che però adesso deve spingere, lo stavamo già dicendo poco prima che Cinci Ripini assegnasse il calcio di rigore. Milan che deve spingere, deve trovare il terzo gol se vuol mettere davvero la parola fine a questa partita. Siamo al 20esimo, Robbiati mette giù il capitano, mette giù Franco Baresi, finisce a terra, non ci sono proteste, netto l'intervento su Franco Baresi, direttamente sulle gambe. Ci sono altri giocatori per il Milan pronti ad entrare, inizialmente sembrava dover essere Erano, qui invece probabilmente sarà Marco Simone ad entrare sul terreno di gioco. Staremo a vedere quello che succede. Fiorentina che riparte, mentre Roberto Baggio inquadrato dalla regia perché è finito in fuorigioco nell'azione precedente. Carnascialli sulla destra, pallone messo in mezzo, Costa curta, ad anticipare Banchelli, poi Kois, ancora per Carnascialli, la giocata centrale, Rui Costa, Levanti viola e si trovava in una posizione irregolare, Rui Costa ha perso il pallone, recuperato meglio da Marcel Desailly, ora Roberto Baggio, il tocco per Savicevic. Si fa vedere Giorgio Ia, è buona la sua posizione. Roberto Baggio in area di rigore,
palla fuori per Savicevic, il dribbling del genio, palla dentro, manca il colpo di testa, Roberto Baggio recupera però Donadoni dalla parte opposta, il tocco per Demetrio Albertini, il tiro al palo e poi attenzione ancora Milan con Savicevic, il dribbling del montenegrino, poi la deviazione definitiva in corner. Milan vicinissimo al terzo gol con il palo colpito da Demetrio Albertini. Il palo colpito dal centrocampista rossonero, lo rivediamo, il tiro che aveva spiazzato completamente Toldo è andato a cogliere la base del palo, mentre qui proseguono gli esercizi di stretching di Marco Simone, sarà lui a dover entrare probabilmente per primo, mentre qui Roberto Baggio dalla bandierina lo vediamo prendere la rincorsa per mettere in mezzo il pallone all'uscita di Toldo. Cercano di liberare i difensori viola, colpo di testa di Albertini, recupera anche Georges Weah, allarga il gioco, poi ancora Georges Weah per Roberto Baggio, uno sguardo in area di rigore, la palla deviata però dal corpo di Carnasciali, sguardo perplesso di Roberto Baggio che osserva quanto succede in area di rigore, in attesa però di ricevere il pallone. Ancora Roberto Baggio che supera tre avversari, viene fermato ma in modo regolare, riparte allora la Fiorentina con Robbiati. Giocata in verticale, Rui Costa, il lancio sulla destra sembra piuttosto lungo, sembra soprattutto in vantaggio Maldini su Piacentini, alla meglio il centrocampista della Fiorentina che viene comunque poi fermato. Eccolo Piacentini, la palla probabilmente aveva superato la linea di fondo ma è pronto ad entrare sul terreno di gioco Marco Simone, per lasciare invece il campo dopo la sua 26esima presenza in maglia rossonera Roberto Baggio, autore del gol che fino a questo momento sta regalando la vittoria al Milan. Una standing ovation per Roberto Baggio che saluta così il pubblico di San Siro, autore sicuramente di una buona prestazione, di buone giocate, applaudito anche da Fabio Capello. Qui Marco Simone si presenta sul terreno di gioco, pronto a dare battaglia, pronto a dare una mano a Georges Weah che a questo punto diventa la punta più potente, lo era già prima in definitiva, ma la seconda punta adesso non sarà più Roberto Baggio bensì Marco Simone. Desai, il retropassaggio per Franco Baresi, retropassaggio di Desai sottolineato dagli applausi del pubblico presente a San Siro, un San Siro che accoglieva più di 70.000 spettatori. Intanto proprio Simone che va a disturbare Toldo al rinvio, Banchelli colpisce il pallone ma lo stesso Banchelli insieme con Robbiati si trovava in posizione irregolare. Non possiamo certo dimenticarci di Sebastiano Rossi che qualche minuto fa ha parato il calcio di rigore di Manuel Rui Costa, quel pallone avrebbe avuto un effetto davvero non certo negativo, non certo positivo su Milan, avrebbe pareggiato almeno per quel momento l'incontro. Sta di fatto che comunque Sebastiano Rossi ha risolto tutto respingendo il tiro del numero 10 portoghese. Intanto abbiamo visto pronto ad entrare anche Flacchi per dare qualcosa in più sotto il profilo della vivacità e della tecnica in avanti alla Fiorentina. Vedremo al posto di chi entrerà, potrebbe anche essere che Ranieri non rischi una partita a tre punti, una parte finale a tre punti, quindi che non rischi di avere sul terreno di gioco sia Banchelli, sia Robbiati, sia Flacchi, quindi che sia proprio uno dei due. Infatti è così, perché esce Anselmo Robbiati dal terreno di gioco per far posto a Flacchi. Eccolo entrare anche Flacchi, proviene dalla primavera della Fiorentina, è stato sicuramente uno dei punti di forza della giovane formazione viola che tanto bene ha fatto nelle diverse edizioni del torneo più importante a livello giovanile, cioè il torneo di Viareggio. Intanto scatta la ola a San Siro, i tifosi rossoneri che come vedete vanno ad occupare quasi in ogni ordine di posto stadio di San Siro. Eccoli, un momento davvero di gioia. Intanto Rui Costa però penetra la difesa del Milan, mette in mezzo il pallone
deviazione in calcio d'angolo di Costa Curta. Abbiamo rivisto l'accelerazione di Rui Costa. Questa è inquadrata la parte relativa alla tribuna. Subito dopo invece abbiamo visto il settore riservato alla formazione ospite, cioè in questo caso ai viola. Intanto Rui Costa è andato a calciare il pallone dalla bandierina, lo allontana George Weah ed è il primo Marco Simone ad andare ad attaccare gli avversari. Ancora Simone che controlla di petto. Maldini, il lancio verso Dejan Savicevic, a questo punto spostato sulla sinistra. Abbiamo passato da poco il 25esimo minuto ed eccolo il momento di Stefano Eragno. Stefano Eragno pronto ad entrare al posto proprio di Dejan Savicevic, al posto del numero 10. Quindi Fabio Capello ha tolto quelli che sono i due fantasisti della squadra, cioè Roberto Baggio e Dejan Savicevic, al loro posto prima Marco Simone come seconda punta e poi Stefano Eragno. L'altoparlante intanto ha comunicato l'ingresso proprio del giocatore con la maglia numero 24. Per Eragno si tratta della 75esima presenza, mentre come potete vedere Roberto Baggio ha voluto rimanere in panchina, ha voluto restare insieme ai compagni, insieme alla squadra per osservare l'esito finale della partita. Siamo a poco meno di 20 minuti al termine. Milan che continua a condurre per 2-1 dopo il gol in apertura, quasi in apertura, di Manuel Rui Costa, gol giunto al 13esimo minuto. Dopo neanche un minuto, cioè al 14esimo, Dejan Savicevic aveva già riportato in parità il risultato. Poi pochi secondi prima del fischio finale l'inquadrato Roberto Baggio ha siglato il gol che fino a questo momento, lo ripetiamo, sta regalando la vittoria al Milan. Gol arrivato su calcio di rigore, assegnato tra le proteste della formazione viola dalla signora Cinciripini per un fallo di Padalino su George Weah. C'è Marco Simone adesso che controlla il pallone. Apertura sulla sinistra per Donadoni. Ancora Marco Simone. Cerca lo spazio per liberarsi dalla marcatura dei suoi avversari, erano in due addirittura. Non è riuscito a superarli entrambi e ora può ripartire anche loro la Fiorentina. Il taglio di Flacchi, c'è però il lancio in verticale di Rui Costa. Non è stato raccolto da nessuno. Dalla parte opposta invece è George Weah che raccoglie il pallone e vola via Amoruso. Attenzione, George Weah entra in aria, palla messa in mezzo. Arriva con un attimo di ritardo, ma il pallone era calciato in modo piuttosto forte. Marco Simone, due grandi amici, anche e soprattutto, quasi oseremmo dire, visto la bellezza della cosa, da fuori area, da fuori campo, insomma, dopo le esperienze vissute insieme sul rettangolo verde, i due attaccanti si divertono tantissimo, riescono a passare dei bei momenti insieme anche in occasione dei giorni vissuti e dei momenti vissuti al di fuori del rettangolo verde. Intanto un calcio di punizione accordato da Cinciripini. Ancora qualche secondo prima di battere questo calcio di punizione, perché è pronto ad entrare con la maglia numero 15 Bettoni, in attesa dell'uscita del numero 18 Banchelli. Ranieri dunque ha provveduto a sostituire due giocatori, il primo, lo ricordiamo, Robbiati, uscito per far posto a Flacchi, il secondo Banchelli per far posto a Bettoni. Rui Costa intanto subito dentro, Maldini lontana di testa, lontana anche Desailly. Partita non più bellissima in queste fasi, con la Fiorentina che prova ad abbozzare qualche manovra per attaccare. Non sono però manovre fluide, Milan che invece sta un po' lì sulle sue. Fiorentina l'unico vero e proprio pericolo lo ha creato su calcio di rigore, anche in quel caso accordato forse con un po' troppa fretta. Mentre qui Dejan Savicevic si trova in panchina, mentre la Fiorentina si rende pericolosa adesso, anche se c'è la chiusura di Franco Baresi, il quale vince anche il rimpallo con Flacchi.
Dejan Savicevic al fianco del figlioletto. Savicevic è sicuramente autore di una buona prestazione. Ricordiamo però intanto, amici di Milan Channel, che questa è Milan-Fiorentina relativa al 28 aprile 1996. Si giocava la 32esima giornata del campionato 1995-1996, che vide trionfare proprio i colori rossoneri. Intanto poco oltre la mezz'ora c'è Marco Simone, che libera sulla sinistra Donadoni. Entra in area di rigore il numero 11. Il dribbling su Amoruso, palla messa in mezzo e il gol! Il gol di Marco Simone. La zampata vincente, può esultare anche Paolo Di Canio. La zampata vincente di Marco Simone, che festeggia così anche lui come Roberto Baggio, come era avvenuto nel primo tempo, il gol mettendo la maglietta sulla bandierina e alzandola per mostrarla al pubblico. Una grandissima giocata di Roberto Donadoni, che ha eluso l'intervento sia di Padalino sia di Carnasciali. Questo invece è il momento finale, il momento nel quale Marco Simone è andato ad esultare togliendosi la maglietta e potendo gioire così per il terzo gol, quello che potrebbe anche mettere la parola fine a questa partita. Rivediamo intanto la zampata di Marco Simone, che ha anticipato Sottil, anche se c'è stata una deviazione probabilmente proprio per il del giocatore viola. Scatta anche la munizione per Marco Simone per essersi tolto la maglietta. Decisione questa degli arbitri che poi fu abolita, sarebbe stata abolita con il passare delle stagioni, proprio per consentire a chi realizza un gol di poter esultare nel modo per lui più piacevole. Intanto qui abbiamo visto alcune indicazioni di Fabio Capello all'indirizzo di Paolo Di Canio, il quale sarà probabilmente il terzo e ultimo calciatore rossonero ad entrare sul terreno di gioco dalla panchina. Intanto qui il tiro di Flacchi, finisce l'MLM tra le braccia di Sebastiano Rossi. Milan che riparte con il controllo davvero spettacolare di Roberto Donadoni. Meritati gli applausi del pubblico, se ne va anche Giorgio Ea. Adesso il Milan viaggia sulle ali dell'entusiasmo, sicuro ormai del risultato acquisito, anche se ovviamente bisogna stare molto attenti e giocare con concentrazione fino al 90esimo, mentre qui Giorgio Ea rimane sul terreno di gioco, probabilmente un problema fisico per lui dopo il contrasto con l'avversario. Eccolo Giorgio Ea, si rialza comunque, un'occhiata al tallone e in effetti il calzettone, l'abbiamo visto, era strappato, una tacchettata forse anche involontaria, non, questo non lo discutiamo assolutamente. Sta di fatto che comunque Giorgio Ea è finito a terra dolorante per la tacchettata ricevuta sul tallone. Dimitri Albertini poi aveva provveduto a mettere la palla in fallo laterale per consentire a Ea di rialzarsi, ora si è portato nuovamente al centro della sua posizione. Qui la Fiorentina va a restituire il pallone con un lungo calcio indirizzato a Sebastiano Rossi e si riparte con questo rinvio del numero 1 rossonero. In panchina per il Milan, oltre naturalmente ai calciatori che hanno preso parte in questa partita, anche, e cioè li ricordiamo, Simone, Eragno e l'ormai entrante Di Canio, anche il secondo portiere, si tratta di Jelpo, Mario Jelpo, mentre qui la Fiorentina prova ad abbozzare ancora una nuova manovra con Kois, palla giocata per Carnasciale, addirittura in fase offensiva, ora torna però nella sua posizione, c'è Padalino in possesso di palla, la giocata centrale in avanti per Rui Costa. La palla giunge nuovamente a Carnasciale, ma è Simone il primo ad anticipare l'avversario. Ora attenzione, Giorgio Ea se ne va, Giorgio Ea fermato addirittura nella morsa di tre giocatori viola. Kois, c'era il taglio di Bettone. Kois però ha preferito giocare in avanti il pallone. Siamo a 10 minuti dal termine, Milan che continua a condurre per 3-1. Ricordiamo anche le marcature, però prima seguiamo il traversone di Bettoni, colpo di testa di Costa Curta che allontana il pallone. Dicevamo delle marcature, aveva aperto al 13esimo minuto Rui Costa,
al 14esimo, dunque un minuto più tardi. Dejan Savicevic, al 45esimo Roberto Baggio su calcio di rigore, e poi al 76esimo Marco Simone. A questo punto il Milan spera di poter udire il triplice fischio finale al più presto. Adesso è Kois che allarga il gioco sulla destra. Maldini alza il pallone a campanile, Donadoni lo allontana, ne approfitta Desailly, e ora Georges Weah rallenta leggermente la manovra. Weah che comunque riesce in un paio di interventi a giocare il pallone per Ragno, il cui lancio in avanti è a favore di Marco Simone, attaccato alle spalle da Amoruso. Desailly avanza il francese, si va per via orizzontale, adesso la giocata di Albertini per Donadoni, c'è dalla parte opposta libero Ragno, ma c'è anche Georges Weah. Entra in aria Weah, prova il tiro, ribattuto dal corpo di Padalino, poi ancora Weah. Ha cercato il tiro in un secondo tempo Georges Weah, non ha centrato lo specchio della porta, l'aveva centrato in questo caso sicuramente. Padalino si è protetto con le braccia e il corpo, giusto non aver protestato. E ora ricomincia invece la Fiorentina. Ranieri per il momento ha sostituito due giocatori, cioè Robbiati e Banchelli, rispettivamente con Flacchi e Bettoni. A sua disposizione ancora una sostituzione, vedremo se la opererà, mentre il Milan, ah eccolo, a proposito di sostituzioni, Orlando pronto a fare il suo ingresso sul terreno di gioco, vedremo al posto di chi, vedremo se almeno negli ultimi istanti oserà qualcosa in più Ranieri per cercare di accorciare quantomeno le distanze. Milan che, come detto, invece ha a disposizione ancora, così come la Fiorentina, una sostituzione. Vedremo se anche in questo caso Capello deciderà per operare proprio quest'ultima sostituzione. Mentre esce per la Fiorentina Manuel Rui Costa ed entra Massimo Orlando. Ormai il numero 10 abbandona il prato verde di San Siro. Manuel Rui Costa invece è pronto ad entrare con la maglia numero 11, Massimo Orlando. Eccolo, ha ceduto anche la fascia di capitano, ovviamente. Rui Costa che saluta Paolo Maldini, lascia il rettangolo verde, e dunque ora Orlando, giocatore molto valido tecnicamente, giocatore che ha conosciuto anche la maglia rossonera, prende parte in questi ultimi 7 minuti di partita, quindi non cambia praticamente nulla sotto il profilo tattico per la Fiorentina. Se c'era la mezza punta, considerata mezza punta, Manuel Rui Costa, adesso Orlando andrà ad interpretare quello stesso ruolo con altrettanta praticità, mentre da lontano il tentativo incredibile che stava per cogliere di sorpresa Francesco Toldo di Panucci, il tentativo di Cristian Panucci che è stato senza dubbio un tiro a rete. Rivediamo la battuta lunghissima, Toldo che vola, ma la palla esce davvero di poco. Milan vicino al 4-1, ma soprattutto con un Panucci vicinissimo ad un gol straordinario. Certo, se avesse centrato la porta sarebbe stato un gol davvero straordinario. Carnaciale adesso, risultato che invece rimane fermo sul 3-1, risultato abbastanza sicuro comunque per i colori rosso-nero. Piacentini, ha prodotto davvero poco la Fiorentina nel secondo tempo, da ricordare solo ed esclusivamente, anche se non è poco, il calcio di rigore, però tra l'altro sbagliato da Rui Costa, o anzi, visto e considerato che Sebastiano Rossi non è nuovo a compiere certe imprese, più che affidare l'errore a Manuel Rui Costa, io consacrerei Sebastiano Rossi come il portiere che è andato a parare il calcio di rigore, non l'ha fatto certo per caso, ha intuito ed è riuscito a bloccare, a respingere quantomeno il pallone calciato dal capitano portoghese. Baresi di prima per Paolo Maldini. A parte questo rigore, la Fiorentina davvero ha creato ben poco nel corso della seconda frazione di gioco. Ricordiamo anche che siamo alla 32esima giornata, era il 28 aprile 1996,
per Milan Classic vi stiamo proponendo Milan Fiorentina, la stagione 1995-1996. Da Maldini a Baresi per Costa Curta, qui intanto il riepilogo di quanto accaduto sul terreno di gioco con il 3-1 firmato da Rui Costa, Savicevic, Baggio e Simone. Ancora Costa Curta, si attende solo il fischio finale adesso, con Maldini che avanza, la giocata per Donadoni non appena può, però la squadra rossonera prova a spingere, Donadoni va a cercare con lo sguardo Eragno, poi invece il suggerimento è centrale, qui invece è Simone che ha alle spalle il suo marcatore, e cioè Padalino. Padalino proveniente dal Foggia, conosciuto la Serie A proprio grazie alla formazione rossonera, la formazione pugliese rossonera, e poi è entrato nel giro delle squadre di Serie A con discrete prestazioni, anche se non è mai entrato proprio nel giro di quelli anche da poter considerare anche per la nazionale. Milano che intanto va a conquistare il calcio d'angolo dopo la deviazione della retroguardia viola, in modo particolare con Amoruso che qui vediamo inquadrato dalla regia. Siamo davvero ormai a ridosso del fischio finale. C'è Simone dalla bandierina, questa è la situazione dei corner, 6 per parte, colpo di testa di Desai, recuperato agevolmente da Toldo, che ora si prepara al rinvio o quantomeno alla giocata su un suo compagno di squadra. Mette giù il pallone, c'è Padalino, mentre Toldo va ad indicare qualcosa ai suoi compagni di reparto, e Paolo Di Cagno è pronto al suo ingresso, già chiamato il nome dalla curva rossonera. Vedremo al posto di chi entrerà. Milan che ora deve solo controllare le giocate della Fiorentina. Colpo di testa di Panucci, Sebastiano Rossi che potrebbe anche recuperare, e lo fa, il pallone con le mani. Scorre qualche secondo con Rossi che poi gioca il pallone su Franco Baresi. Di Canio intanto in attesa che la palla esca, è uscita ma non è ancora venuta la sostituzione, vedremo quando si deciderà per far entrare sul rettangolo verde un altro fantasista. Milan che dopo aver rinunciato tra virgolette nei minuti finali a Roberto Baggio e Dejan Savicevic proporrà sul terreno di gioco anche Paolo Di Cagno. Siamo ad un minuto e mezzo dalla fine, cominciano gli olè per il Milan, far girare la squadra, un incentivo in più per i giocatori rossoneri. Maldini, Milan campione, sono questi due gli striscioni che appaiono sugli spalti di San Siro. Milan che si sarebbe dunque laureato campione d'Italia. Intanto un minuto al termine, vedremo anche se ci sarà recupero, se l'arbitro Cinci Ripini, che ha ben diretto questa partita, andrà a chiamare qualche minuto di recupero, mentre qui avete visto Toldo anticipare Marco Simone dopo il tiro partito dal piede di Roberto Donadoni, un tiro davvero insidioso che ha fatto impegnare Toldo, bravissimo nell'andare a recuperare e a proteggere il pallone stesso con il corpo, con la schiena. Di Cagno intanto attende ancora di entrare, mentre Bettoni per la Fiorentina entra in contatto con Franco Baresi, un momento storico crediamo per Bettoni. E ora qui il tentativo di Piacentini dalla distanza, pallone controllato da Sebastiano Rossi, recuperato con le mani. Siamo a pochissimi secondi ormai dalla termine, panchina rossonera vicina all'entrare sul terreno di gioco. Franco Baresi, Albertini, Panucci mi ha fatto girare il pallone adesso, ancora Paolo Maldini che avanza, palla al piede, il tocco per
Marcel e Desailly, l'apertura sulla destra, e saranno 4 minuti da recuperare. 4 minuti prima di sentire il fischio finale, l'uscita di Toldo, che rimette subito in gioco, c'è Piacentini. Vedremo quello che accadrà al termine della partita. Milan che non sembra voler spingere, tantomeno la Fiorentina. Palla giocata dentro di George Weah, palla filtrante per Marco Simone. Eccolo inquadrato, l'attaccante finito però in fuorigioco. Ed è il momento ora della sostituzione. Mentre campeggia là davanti ai nostri occhi, Milan campione d'Italia 1996, grazie ragazzi. George Weah abbandona il prato di San Siro, esce dal terreno di gioco per far posto a Paolo Di Canio. Anche per lui dunque scampoli di partita. I giocatori della Fiorentina ormai rassegnati per l'esito dell'incontro. Ci piace sottolineare ancora una volta le striscioni che appaiono là di fronte alla tribuna rossa, alla tribuna VIP, per il ringraziamento ai giocatori rossoneri. Mentre si alza dalla curva anche il coro "Abbiamo vinto il tricolore". Giornata davvero importante, una cavalcata trionfale quella del Milan, che in quella stagione vinse il campionato con 52 punti, 6 di vantaggio sulla Juventus, con un totale di 21 vittorie, 10 pareggi e 3 sconfitte. 60 gol fatti, solo 24 invece quelli subiti. Mentre Milan ancora in avanti con Donadoni, palla dentro per Simone. Ha del miracoloso l'intervento di Toldo, poi Eragno che riconquista la palla. Milan vicinissimo al gol del 4-1, al gol del poker. Ancora di Eragno che controlla il pallone, cerca di proteggerlo, conquista la rimessa laterale. Ed ecco Di Canio in azione. Il retropassaggio per Albertini, di prima per Paolo Maldini, potrebbe anche tentare il tiro Paolo Maldini, preferisce invece giocare dentro per Simone, posizione regolare. Milan che pensa molto anche a far girare la palla, e la traversone di Simone la rimette in mezzo Eragno, anticipato Marcel Desailly, e ricomincia la Fiorentina, mentre qui la regia invece indugia per qualche istante su George Weah, il quale si trova al fianco di Roberto Baggio. Siamo al 48esimo minuto, ci sono gli ultimi 60 secondi da giocare, il pubblico non aspetta altro che sentire il fischio finale dell'arbitro Cinci Ripini. Poi il tiro tentato da Flachi, palla ribattuta però dal capitano Orlando, le sue finte. C'è Desailly che non termina la partita senza un contrasto, e poi ora riparte Di Canio, si invola il numero 7 sulla sinistra, si accentra adesso, supera anche Padalino. Di Canio potrebbe tentare il tiro, lo fa, e palla che finisce sul fondo, davvero di poco. Roberto Baggio, le mani più che fra i capelli sul cappellino, pronto ad esultare anche lui. Rivediamo il tiro, e palla che finisce fuori, ma soprattutto questo è il fischio finale. Milan che dunque si laurea campione d'Italia, giocatori che erano ormai convinti di potercela fare. Questo è il momento ufficiale però nel quale Fabio Capello avrebbe dato anche l'addio ai colori rossoneri, diretta per la Rai. Allora, un momento nel quale Fabio Capello si è anche emozionato, perché avrebbe salutato lo stadio di San Siro, per lui tantissime soddisfazioni, tantissime gioie, culminate proprio con questo scudetti. Immediatamente i colleghi si sono avvicinati al protagonista, all'artefice anche di questa vittoria, nonché i rossoneri, i giocatori tutti compresi, per festeggiare questo scudetto. È tutto, amici di Milan Channel, con le immagini relative alla festa del 15° scudetto rossonero. Noi chiudiamo questa partita riferita a Milan Fiorentina. È tutto, un cordiale saluto da Claudio Lippi.